Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera sono in compagnia di Alessandra Di Consoli e Cristiano Sormani Valli. Buonasera. 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 Allora, voi due siete gli autori di un libro molto bello che avrete modo di spiegarci perché, perché la sua particolarità è di essere composto di parole e immagini, un connubio storicamente interessante, il cui titolo è Manuale di Incanto, edito da Sabire Editore ed uscito il 27 ottobre. Allora, la storia che mi avete raccontato, insomma, per iniziare a conoscerci meglio e presentarci ai nostri ascoltatori, è che voi due avete comunque una storia particolare. Questo probabilmente incide, no, sulla riuscita dei lavori insieme. Come vi siete conosciuti? Da quanto lavorate insieme? Vai Ale, Chi comincia tu. vuole iniziare? No, ci conosciamo da praticamente 20 anni, forse di più, no, 20 anni, dai, sì, 20 anni tutti, no, forse più di 20 anni. Più di 20 anni. Insomma, penso che avessi 16 anni, io adesso ne ho 38, quindi ci conosciamo da immemore tempo. E abbiamo iniziato naturalmente a collaborare anche con una compagnia teatrale di cui Cristiano era regista, drammaturgo e attore, Links, si chiama ancora i Links. che si chiama Healings. E poi abbiamo continuato la nostra collaborazione nel tempo, quindi oltre a essere amici abbiamo visto che c'era appunto un'intesa artistica e abbiamo iniziato con un lavoro che si chiama Scatti, che è stato presentato anche qui una volta a Milano Old Muse, insomma, e che sono ritratti, sono ritratti Immaginare. immaginari dal mondo contemporaneo. E sono ritratti fotografici con delle storie, dei racconti, dei monologhi scritti da Cristiano. Se vuoi approfondire, Cristiano. Sì, no, è un progetto che anche lì in realtà sono diversi anni, perché sono circa 15 anni che portiamo avanti Scatti. Ogni tot, intrufolandosi fra le nostre varie occupazioni, che sono mille, mille cose, io e Ale siamo veramente vulcani in eruzione, per questo ci troviamo bene insieme. Ogni tot ci sono delle tappe di questi scatti, perché io mi immagino delle storie incontrando persone per strada e Ale va a trovare amici, attrici, attori che vadano a interpretare poi fotograficamente queste parole. Insomma, da lì è nata un po' anche questa parte, e dalle fotografie per i nostri spettacoli è nata questa collaborazione, che già c'era poi, fra l'altro, anche dal punto di vista delle illustrazioni e delle filastrocche, perché già Ale, dentro il lavoro di fotografa che vi racconterà meglio, infilava qualche volta delle piccole tele di queste dimensioni e io provavo già a scrivere delle filastrocche. Era un lavoro che già va avanti. Ma Quindi fin da subito, uno l'immagine e l'altro la parola. sì, è iniziata così, proprio, è stato quasi un botta e risposta, nel senso che io magari facevo qualcosa, poi gli lo fai, guarda Cristo, cosa ho fatto, questo nuovo, e lui, ah, mi è venuto subito qualcosa io da scrivere. di notte scrivevo. E quindi sembrava quasi come rincorrerci facendo queste cose qui, un nostro gioco, diciamo. È un Infatti. gioco che infatti è partito come un gioco ed è stato molto bello portare avanti come un gioco. Sì, è Penso una vostra che tenzone, insomma, un po' come Dante e Forese Donati, anche voi andate avanti così, continuate a esatto, stuzzicare la vostra creatività. Sì, no, come è una cosa bella che ci stuzzichiamo in questo modo. Poi dopo, questa più, ma volta invece ha preso proprio una forma che è una infatti forma concreta. troverete questo gioco nel libro, assolutamente. Non sarà più solo un gioco mio di Alessandra, ma questa parte di gioco sotterraneo, al di là delle filastrocche o delle illustrazioni in quanto tali, lo troverete, insomma, noi ci siamo molto divertiti. E sono sempre nate prima le illustrazioni, fra l'altro, tranne in un unico caso, dove è nata prima la filastrocca, che è l'illustrazione sui gatti, ma sono sempre nate prima le illustrazioni, perché dico sempre che le filastrocche mi sono state sussurrate dai personaggi che erano rappresentati così bene da Ale. Perché tutto Ah, nasce nel lockdown. questa era una grande curiosità, infatti mi chiedevo da dove si fosse partiti per lavorare insieme in questo senso, perché comunque è un lavoro composito. Io ho avuto proprio in questo periodo appunto di lockdown, come dicevamo prima, in un periodo in cui non doveva succedere nulla, ho avuto il tempo invece
di far succedere cose, no? E questa è una cosa molto bella che ci dà molta gioia. Ho iniziato proprio per esigenza, cioè avevo bisogno di dare forma a questi pensieri che mi venivano ogni giorno, e non lavorando come fotografa in quel periodo, avevo bisogno di una maniera immediata con cui poter mettere visivamente questi pensieri, metterli in ordine, concretizzarli in qualche modo. E quindi nascevano uno ogni due giorni, o dipendeva poi dopo questo pensiero quanto tempo. Trova modo di sfociare sulla carta. E poi Cristiano, subito la prima, che è stata proprio un colpo di fulmine per Cristiano, è stato un mare di pensieri, che adesso magari vi fa vedere. Che è questo? L'ha vista e ha detto: ho scritto una finestrocca. Insomma, è iniziato di nuovo il nostro gioco, che era partito anni prima con Te la racconto, quando facevo quelle piccole tere 20-20, e questa volta ha preso proprio una forma concreta, perché poi ha iniziato a continuare a sfornare immagini, e lui continuava a sfornare filastrocche, cioè magari mi faceva sentire un pezzo e poi diceva: ci lavoro ancora su, perché continuo, e io continuavo a disegnare. Quindi... è la stessa cosa, Ale, che dici sempre tu, quando davvero abbiamo usato anche un po' più o meno la stessa tecnica, perché poi ve lo racconterà Ale il perché ho usato l'acquarello, spero. E anche per me era un gioco ad acquarelli, nel senso che prima trovavo, come dire, il nucleo fondante, c'erano delle parole che, come dire, scintillavano più di altre, oppure delle frasi, delle rime che già venivano, e poi pian pianino da quel nucleo iniziale si costruiva. In 3 occasioni su 16 però la filastrocca è nata ed è finita immediatamente, nel senso che quella è stata e così doveva essere. Mentre negli altri casi di solito viene proprio costruita pian pianino, a seconda proprio dell'ascolto che riuscivo a mettere rispetto all'immagine, che non è un ascolto solo degli occhi, è un ascolto di un altro tipo. E forse davvero perché tanti anni che ci conosciamo, io e Ale, tanti anni che lavoriamo anche insieme, era anche un ascolto a distanza, e infatti tantissime volte succede che lei mi dica delle cose che io stavo pensando e io dica delle cose a lei che stava pensando, quindi c'è questo... Vi sapete leggere, insomma, ognuno attraverso la propria arte. Sì, la cosa che mi stupisce è che cioè, su alcune cose, alcune magari io ho raccontato: guarda Chris, in questo momento ho fatto questo perché stavo pensando a questo. Altre non ho detto proprio niente, cioè, e Chris ha scritto qualcosa di definitivo, no? Nel senso che io non avrei potuto scrivere quelle parole così bene, in quel modo, per esprimere il mio stato d'animo, il mio pensiero. Praticamente voi avete preso questo lockdown come una pausa creativa e vi siete compensati vicendevolmente. Sì, è stata una compensazione, sì, assolutamente. A me è stato un, tra virgolette, rifiorire, come essere radice. Io vorrei leggervi Essere radice, se posso. Vai. Mi piace, così intanto leggiamo e approfondiamo mano a mano in questo perché viaggio. Perché è emblematica di quel periodo che Vincio Capossela chiamava degli arresti domiciliari condivisi, che è un termine fantastico. E si chiama Ascoltiamo con piacere. Essere radice. Sotto la terra si è fatta una tana, lei è seme e radice. È la promessa del mondo che cresce felice. Scompare ogni fretta nella sua sacra lentezza. Docile e nuova la sua infinita dolcezza. Sa che rovi e spavento non fermeranno il profumo. Tornerà primavera negli occhi d'ognuno. E che verrà per tutti quel perfetto momento in cui saremo prato, carezza di vento. Sapremo che ogni colore è un modo d'essere gentile. E che per imparare ad amare bisogna prima sparire. A me fanno emozionare tantissimo, perché le ho lette prima in realtà e mi fanno venire, sai, la presa allo stomaco, perché secondo me, insomma, queste parole rendono veramente tanto, delle emozioni che poi, quello che magari mi spiegherete anche voi, però la semplicità della filastrocca che ha di arrivare e di rendere in uno schioppo quasi.
Mi viene la lacrima della commozione, mi ha toccato, mi è piaciuta tantissimo. Secondo me perché, cioè, non vorrei essere, perché sono veramente sentite, cioè, secondo sì. me, cioè, io ci credo che non è, non, cioè, lo sento che non è, tanti lavori sono stati fatti magari più con la testa, più con la razionalità, si fa questo, anche artistici, no? Però si sente quando il lavoro è molto emotivo, cioè, molto di pancia più che di razio. Non so, e questo è il connubio di entrambi, Ale, ma tu lo sai benissimo, insomma, quando la forma si accorda alla sostanza e la razionalità riesce a prendere anche la pancia e vanno insieme, perché è chiaro che è anche un lavoro tecnico e di mestiere, sia fare l'illustratore che costruire una filastrocca, questo è ovvio, perché c'è un lavoro tecnico, però sì, però... sì, cioè l'impalcatura tu la dai col mestiere, naturalmente, però quello che c'è all'interno della casa ci va il cuore e la pancia. Poi non è da tutti saper comunicare in un modo capace di arrivare a numeri grandi, insomma, a differenza dell'età, nel senso che, come vi dicevo prima nella nostra chiacchierata, mi ha colpito il leggere un libro per bambini da 0 a 100 anni e mi sembra che un po' sia esplicativo di questo, cioè saper parlare con la filastrocca e con l'immagine a chi che sia, qualunque sia l'età. Sì, perché come dicevamo prima, è un libro che può avere, e la filastrocca è intesa come modo di comunicare, è un modo che può essere letto in varie fasce d'età, dal bambino all'adolescente all'adulto. Ma anche l'illustrazione, Ale, scusa se ti interrompo, anche le tue illustrazioni, secondo me, insieme davvero hanno differenti... Cioè, le illustrazioni per un bambino, e abbiamo fatto tantissimi esperimenti, comunicano una cosa, e anche le filastrocche sì. rimane il suono. Ma infatti mi piacerebbe parlare un po', perché ci avete mostrato, e comunque anche Francesca dalla regia ha mandato la grafica, quindi tutti hanno avuto modo non solo di ascoltare le belle parole, ma di vedere delle belle immagini che poi sposano le parole. Per parlare un po', insomma, cogliamo occasione della tecnica, cioè non solo come hai creato l'immagine, come ci hai lavorato, hai usato gli acquerelli... Ho usato sempre prima gli acquerelli perché appunto essendo un lavoro molto di pancia avevo bisogno di un materiale liquido, molto liquido, e l'acquerello è un materiale che comunque ha il controllo ma fino a un certo punto, nel senso che il colore quando lo stendi va, e a volte mi è capitato di seguirlo sto colore, cioè spesso avevo magari l'idea dell'immagine che volevo creare, però essendo un materiale liquido è un materiale dell'emotività. Rispetto a una grafite, rispetto ad altre tecniche. Quindi la base è sempre di acquerello, perché avevo bisogno di lasciare andare queste immagini, e poi dopo sopra è tutto ripreso in matita e in pastello a cera. Quindi praticamente è come se ho messo delle emozioni lì e poi le ho ridefinite aggiustandole, un po' come ha fatto Cristiano con le filastrocche. Cioè, penso che la stessa tecnica, secondo me, in maniera diversa, perché certo. Lui magari buttava poi la filastrocca e poi mi diceva, adesso la risistemo, la ridefinisco, no? E io un po' così mi sono sentita anche con le immagini. Ho fatto l'acquerello e poi dopo l'ho ridefinito, ho aggiunto il dettaglio, ho aggiunto l'ombra con qualcosa sopra che aveva bisogno di... Vedi, la fortuna di parlare con chi ha realizzato l'opera, riesce a leggere anche questi aspetti, di come il colore e anche la sostanza abbia, non so, il suo significato. Certo, Cristiano, dimmi pure. No, se volete vi leggo proprio la... prima filastrocca, da cui la scintilla che ha fatto scoppiare il nostro incendio. Che direi di sì. Un mare di pensieri. Vai. E anche la più lunga, però insomma a me piace moltissimo, ci tengo molto. È bellissima. Hai in testa il mare, un mare di cose da fare, capelli di onde che vanno e che poi sanno tornare, correnti di ricordi, salsedine e stupore, hai incastrate negli occhi nuove terre da immaginare. A volte c'è tempesta in quell'acquario immenso, che le scende dalla testa come un liquido denso. Sono gocce di pioggia, lacrime di bambina, mare che soffia, si allarga, che per amore si inquina. È una corona quell'orizzonte che la separa dal cielo, un tetto pieno di stelle, un amico sincero. Lei che trema per tutto, ma non ha mai paura, ogni pensiero di carta è il suo dono avventura. Lei è pelo dell'onda, movimento e riflesso, perché il mare cambia, ma in fondo è sempre lo stesso. Ed è l'immagine, insomma, quella che è passata adesso attraverso la grafica,
così abbiamo di nuovo assaporato le due insieme. E quindi da qui tutto partito. Sì, questa sì. È stata la prima che ha fatto scoccare la scintilla e poi dopo c'è stata una continuazione. Mi sono proprio innamorato di questa immagine e di notte, insomma, non ho potuto fare a meno, come tante volte mi capita nella vita, non ho potuto fare a meno di... dovevo scriverla, insomma, questa filastrocca, perché avevo proprio... perché Ale ha saputo, e anche per quello, al di là delle nostre anni di collaborazione artistica insieme, in quel momento il mare di pensieri ero anche io, anche se le figure che Ale ha sempre rappresentato sono per lo più femminili, cosa che io peraltro amo tantissimo, ero anche io quel mare di pensieri, le barchette di carta, con questa voglia davvero di avere il mare intorno e non la chiusura dei muri che purtroppo in quel momento vivevamo tutti, cioè, e quindi è stato un bisogno per me, esattamente come per Ale penso realizzarla, per me raccontarla è stato un bisogno. Che poi da esterna vi posso dire che anch'io nel vedere le barchette nei capelli ancora prima di leggerlo mi ha dato proprio quella sensazione di una libertà, dei pensieri che svagano. Pensa che questa, se volete vi racconto proprio una curiosità, sì. ho iniziato a dipingere questa immagine parlando al telefono con un'amica, proprio eravamo piene di pensieri su che cosa sarebbe stato dopo, no? Il dopo questo momento del lockdown, il dopo... E le linee hanno iniziato ad andare così e poi dopo sono arrivati i capelli, la barca, il mare e tutto si è unito. Almeno abbiamo anche la spiegazione, perché poi è quello che facciamo in tanti, quando ci domandiamo l'incertezza al telefono ti mette a disegnare, però chi ha l'estro è capace di realizzare poi un'opera che sa parlare e non i classici disegnini stilizzati che io personalmente faccio come scarabocchi. Invece io colgo l'occasione per dirvi una cosa, che ci sono tanti elementi nel mare di pensieri, ma l'elemento che più a me è piaciuto raccontare e che magari è una sottigliezza in realtà. Lei dice che per amore si inquina, perché secondo me la purezza dell'acqua nell'amore si deve anche sporcare. Mi piaceva questa immagine di lei che in mezzo a questi mille pensieri fosse anche inquinata e lo facesse però per cedere qualcosa di se stessa a qualcun altro. È la prima volta che dico questa cosa, ma in realtà quando la scrivevo per me era molto importante. Niente. È bello anche perché magari, non so, lo vediamo anche con le altre due filastrocche che mi piacerebbe molto ci leggeste ancora. Quali sono i tratti a cui uno si lega? Perché immagino che comunque da un certo dettaglio dell'immagine tu possa percepire un qualcosa che poi ti fa nascere, insomma, il flusso di parole. Guarda, se devo essere sincero, in realtà per me l'immagine entra tutta prepotente in una volta. Non li ho mai visti i dettagli, li ho visti solo molto dopo. Ecco. Sono proprio fatto così, nel senso che quello che a me chiama dell'immagine non è un singolo dettaglio, ma l'immagine tutta arriva in una volta sola. E poi sono i dettagli che sì, fanno la differenza, ma per andare, come diceva prima Ale, a lavorare di matita o... Sì. Cioè, per andare a costruire altro. E vi volevo leggere Tra le nuvole, se posso. Molto volentieri. Perché negli altri ci sono dei concetti anche, voglio dire. Tra le nuvole invece è una storia. E ve la voglio leggere. A te la parola, grazie. Lavorava in un circo per farsi vicino al cielo. Sui suoi trampoli camminava, la testa nelle nuvole davvero. Pieni di sogni i suoi occhi, dall'alto cercava l'amore, lo vedeva passare là sotto, metteva ali al suo cuore. Allora riempì la gonna di campanelli che sanno suonare, rispose voce di rondine che la primavera fa tornare. Fu in quel momento, preciso, che la ragazza in alto guardò e di un uomo volante, perdutamente, per sempre si innamorò. Io questa l'adoro perché, cioè, veramente questo è proprio stato uno di quei, vabbè, tanti casi, però un caso perfetto in cui
ho raccontato a Cristiano che qual è stato il mio pensiero, cioè la storia che mi ero inventata sulla, e lui è riuscito a creare una filastrocca talmente, cioè con tutto, come dice, una bellezza in un minuscolo spazio vitale, è riuscito a concretizzarla così, no? E a me perché l'immagine era veramente potente, Ale, veramente. Cioè, io me la sono immaginata questa, che era una ragazza che non, cioè, era la figlia delle nuvole. E che comunque... È questo che capiamo anche noi. Però non trovava nessuno di cui innamorarsi, perché lei doveva stare sempre così vicina al cielo. Cioè, che... E l'unico che poteva arrivare era un ragazzo come lei, su una nuvola, che arrivava dal cielo, non dalla terra. E lui ha scritto una filastrocca che per me è la perfezione, cioè è riuscito a descrivere perfettamente questa storia. Scusami tu, Francesca. No, però una curiosità, la possiamo vedere come una storia, un'evoluzione, il susseguirsi delle filastrocche? Ah sì, te lo raccontavamo prima. Lascio a te la parte dei tarocchi, Ale, io faccio la parte del percorso, nel senso che in realtà l'abbiamo anche immaginato andando a formare il libro insieme a Sabile Editore, che hanno una cura meravigliosa per i libri e sono veramente una neo casa editrice, ma che veramente ci sta mettendo il cuore e non solo nel lavoro che stanno facendo. Siamo andati a comporre insieme una specie di percorso che il lettore poteva fare. Proprio per temi che nella vita si incontrano, proprio passo dopo passo, come nelle fiabe quando ti addentri nella foresta per poi arrivare alla fine e trovare qualcosa. Infatti poi chiuderemo con Cercando, che è la filastrocca finale. Sì, infatti noi abbiamo cercato di partire con Acrobati nel mondo, proprio con questa forza, no? Questa voglia di essere acrobati nel mondo. Sono un po' degli auguri anche, perché in questo periodo avevamo bisogno di buttarci anche degli auguri alle persone, no? Visto che comunque eravamo in questa fase di stasi. Quindi inizia con questa e finisce con Cercando. E come ha detto Cristiano, non casualmente, cioè è proprio una strada, no? Sì. È una strada evocativa verso casa, che poi saremo noi stessi. Anche se l'idea è anche quella di... poi chiudo come se fossero quasi delle carte dei tarocchi, perché poi alla fine ognuno ha la sua preferita, cioè quella che dice: questo è il periodo della mia vita, questo è quello in cui mi rivedo. E quella che la chiama in quel momento, in sostanza. Quella che ti chiama in quel momento, quindi è anche un libro da gustarsi così, prendendo una pagina a caso e vedere se... Aprire il libro e vedere a quale giorno corrisponde, quale filastrocca, quale immagine. Sì, secondo me sì. È un manuale di incanto. È un libro anche da vivere così, secondo me. Allora, prima di salutarci, ci legge ancora Cristiano il finale, insomma, la chiusura di questo viaggio. Grazie. Che è Cercando. L'unica cosa che volevo dire in più era che appunto. Manuale di incanto, perché c'è un incantamento e una magia che percorre tutto questo libro, e anche la magia degli auguri, come diceva Ale, ma anche delle relazioni e dei momenti della vita che sono legati davvero all'innamorarsi, e questa filastrocca un po' li rappresenta, essendo a chiusura, e ve la leggo. Si chiama Cercando. Io arrivo dovunque, mi perdo per potermi ritrovare, torno a casa nel cuore perché devo tornare. Il viaggio è viaggio, si sa, si prende, si prova a dare. Si sceglie, si sbaglia, si impara a imparare. Sopra un'isola nell'aria ho nascosto la mia tana. La strada per arrivarci è sentiero di baci che chiama. Pieno di nomi è il mondo, per ogni cosa una canzone. La strada è la melodia che canta delle cose il nome. Grazie, io come vi ho già detto prima, questa è stata decretata la canzone del mio momento, quindi sempre leggendo sotto la magia dell'incanto. E pertanto vi ringrazio, perché credo che siamo riusciti a dare un'immagine e una parola bellissima al vostro libro, che porterà in questi ultimi mesi del 2020 ancora oltre un po' di fantasia, un po' di amore, un po' di incanto, no? Dopo quello che è stato un periodo di costrizione. Dai, speriamo veramente.
se volete lasciarvi incantare, faccio il messaggio promozionale, ma È che esatto, giusto. lo potete trovare nel sito di Sabire Editore oppure in qualsiasi libreria d'Italia o nei principali digital store, insomma, o Online, online. quindi quasi in tutti, insomma, c'è una buona distribuzione. Sì, esatto, basta digitare come sempre, insomma, il web aiuta in questo senso, Sì, manuale il di nome del istanza, manufatto. dove tutti i più grandi sono. Allora, io vi ringrazio ancora una volta, è stato un A te, piacere conoscervi e per chi ci ha grazie. ascoltato vi rimando alla prossima puntata. Arrivederci. Buonasera. Buonasera a tutti.